Ruviera ormai da anni e niente, siamo rassegnati alla situazione praticamente. Buche dappertutto, da anni rattoppano continui, ma niente di definitivo. Siamo proprio al peggio, insomma, che è pieno di buche, si cammina. Soprattutto io vengo spesso in motorino, è una cosa indecente. Sono le condizioni ancora una volta di via Calamandrei a preoccupare i cittadini. Si tratta di uno dei principali assi viari aretini, percorso giornalmente da migliaia di mezzi, molti dei quali pesanti. Pessime, perché io ci ho portato tutti i pomeriggi a mio marito perché ha fatto la fisioterapia qui, aveva dei problemi alla schiena, dovevo andare pianissimo per le buche, per le cose. Molto pericolosa, ci sono molti incidenti, ragazzi che cascano con le moto, ci sono stati motorini, poi è molto trafficata e poco controllata. Nella zona è prevista la manutenzione straordinaria dell'asfalto. I lavori sono stati approvati e saranno esecutivi tra settembre e ottobre prossimi. Bisogna intervenire, bisogna rifarlo, ma speriamo al più presto. Si tratta di un'asfaltatura profonda per il rifacimento del sottofondo sino al tappetino più superficiale, un intervento per circa 2 milioni di euro. Il tratto interessato va dalla rotatoria della Maestà di Giannino sino al Caffè Veraldi, poi dall'incrocio di via Chiarini sino alla rotatoria di Chiani. Gli uffici tecnici dell'assessorato alle opere pubbliche e manutenzione stanno pensando di poter chiedere alle ditte incaricate di asfaltare di notte per ridurre così al minimo i disagi.